Il suo nome è uscito un po' a sorpresa. Come ha avuto i primi contatti con il sindaco? Ma io ho seguito Gaetano nella sua candidatura e speravo che diventasse il nostro sindaco, quindi così ci siamo conosciuti e così è iniziata il nostro percorso. Sono tante le emergenze, dobbiamo innanzitutto cercare di salvare le comunità, pensare ai servizi che non ci sono, cercare di capire le piccole e le grandi organizzazioni che sono presenti sul territorio e che fino ad oggi si sono sostituite alla macchina comunale, le dobbiamo supportare, insomma c'è tanto da fare, è una rinascita, noi siamo qui per lavorare. Dico solo che il sindaco ha fatto la tesi laurea con me, ha fatto tutta la carriera con me. Galleria quattro giornate, è il primo dossier delicato, insomma il sindaco ha detto sì, che vuole risolvere subito la situazione, a che punto siamo? Lei ha fatto già un sopralluogo, anzi sì, probabilmente più di uno. Come sta la situazione? Ieri sono stato, non so, credo 6 ore, 7 ore, anche stamattina prima di venire qui. I lavori vanno molto bene, quindi è possibile fare questa galleria provvisoria, una galleria nella galleria in tempi rapidi, poi però per rispetto bisogna poi vedere le posizioni dei consulenti della procura. La galleria non è sequestrata, ieri ho parlato anche col PM che è venuto in galleria, la galleria al momento non è sequestrata, se non viene sequestrata i lavori possono finire anche, li abbiamo accelerati, abbiamo fatto lavori velocissimi ma in piena sicurezza, quindi sono abbastanza ottimista. Il sindaco su questo ha detto che l'emergenza della galleria Vittoria, della galleria quattro giornate, rimanda anche al tema insomma delle sue deleghe, che è un lavoro anche di programmazione, di organizzazione. Quali sono secondo lei le criticità maggiori di questa città? Ma il tema sarà non farsi prendere dall'emergenza e lavorare sulla progettualità, però è anche il nostro mestiere. Terminare le metropolitane, idearne nuove, associare lavori stradali con lavori fognari, arriveranno risorse per il rifacimento delle strade, già diciamo siamo in contatto sia con la regione che con il ministero. E quindi cose visibili, cose anche meno visibili, perché poi i lavori alle fogne non si vedono, però se non si fanno bene il mare è inquinato, quindi abbiamo un ampio quadro programmatorio. Grazie. Scusi, ovviamente accennava lei, io devo raggiungere. Questo settore sono quello che sono, i cittadini si aspettano nell'immediato un miglioramento magari dei tempi di percorrenza di bus, metropolitane, cosa si può fare nell'immediato? Ma bisogna fare tanto, cioè, se è anche un parco inquinante, quindi diciamo bisogna fare tanto, lo faremo.